c'è Gino il contadino che deve comprare una mucca da, per far latte, no? E si va al mercato, alla fiera, cerca un po' a giro, però c'aveva un budget di spesa limitata, sicché ne trova una che dica: guarda, questa costa poco, però c'ha dei problemi. Dice: che problemi ci devi? Dice: questa, come te mungi il latte con la zampa, te lo butta in terra. Se che a me sono Gino il contadino, c'è problemi, vieni, la prendo, to, va, 100 euro e via. Che porta a casa questa mucca, la mette nella stalla, si mette lì col panchettino, mette il secchio sotto, comincia a mungere la mucca, e quando c'è il secchio pieno, la mucca, ta, con la zampa nel rovescio, ma un rovescio si incazza, come mai? Sì, che fa discutere, cioè, vedere la zappa, ci penso io. Prende la mucca che è attaccata per il muso là davanti, di dietro gli prende la zampa, gliela lega, è attaccata così la zampa, legata lì. E la mucca c'è, cioè, con le due zampe davanti e una sola dietro. Sì, che si mette lì, Gino il contadino, a me non mi frega nessuno, andando se che è pieno, ta, fa un salto quell'altra zampa, però nel rovescio, ma non era morti! Incazzato nero, dice, cosa fa? La mucca è attaccata davanti, sì, con le zampe davanti, una dietro di lì, mi fida avere l'altra zampa nelle case, che questa mucca deve stare con le zampe dietro, ce la voglio vedere come fai. Si rimette sotto, panchettino di legno, tu, comincia a bucce, secchio pieno, tra con la coda gliela butta, madonna, devi vedere, nero, come il fulio, madonna, messo che te, un sacco San Ventano fa discorsi, questa mucca attaccata di muso, sì, con le zampe davanti, vede dietro tutte e due legate, Gino il contadino prende, si mette dietro la mucca, prende la coda, guarda, ti vede una trave, dice, come gliela leggo la coda? Madonna, c'ha la cintola, si leva la cintola, gliela lega, sta per mettere la trave, mette di asca pantaloni, entra la sua moglie, oh Gino, cosa fai? Gli se ti diamo con la bocca, non ci credi, alla la trova a bocca.